Ok, tra 20 minuti devo uscire per un lavoro, ma non ho ancora messo niente nello zaino. Mi porto dietro la Fujifilm X-H2 con cui sto registrando ora. Mi porto dietro il 16mm, il 35mm, il 45mm, il 135mm. E poi anche il 18-50 che sto usando ora. Sì, c'è anche il 56mm. Poi, i flash. Ci sarà da fare una foto con uno schema luci semplice. Infatti me ne serve solo uno. Però, per sicurezza, mi porto anche quello di backup. Importante poi anche una luce continua, perché non si sa mai. Mi porto dietro sia un faretto sia un tubo LED. Ma non è che sto portando troppa roba? Ciao, sono Ken, fotografo e videomaker. Negli ultimi anni per me il lavoro è sempre stato equivalente a paranoia. Portarsi dietro cose che non serviranno mai nella vita, ma non si sa mai. E sapete cosa? Spesso non è necessario portarsi così tante cose. Mi spiego. Quando lavoriamo, ma anzi, a maggior ragione quando viaggiamo, tendiamo sempre a portarci dietro degli zaini molto grossi e capienti per inserire dentro di tutto e di più, perché pensiamo sempre a quell'occasione come l'unica nella nostra vita. E certo, sicuramente ci sono esperienze più di altre che sono uniche, ma non per questo ci giustifica dal portarci dietro 7 macchine fotografiche e 20 obiettivi. Non possiamo pretendere di vivere l'esperienza e di immortalarla con una mirrorless, poi con una macchina a pellicola, poi con un'istantanea e infine una storia su Instagram da condividere subito. A proposito, seguitemi. È da ormai mesi che ho deciso di dare una maggiore attenzione alla leggerezza e il multiuso delle cose, piuttosto che ingolfarmi di cose che userei per 10 minuti, se va bene, all'interno di una giornata intera di lavoro. E vi devo dire, le mie spalle e la mia schiena ringraziano in primis. Poi, anche a livello mentale, se hai meno cose, ti puoi concentrare maggiormente su quello che devi fare, piuttosto che ricordarti cosa hai messo e dove e stressarti inutilmente. Questa filosofia ha avuto un ulteriore boost e dopo qualche settimana di uso sono contento di potervi parlare di questa PJTEC OneGo Solo Sling V2 Sling Bag V2 6 litri. Si tratta di una borsa a tracolla, forse più piccola, anche da maranza, ma non è così. Ha un bel po' di tasche e delle chicche interessanti, madonna, certo che indossarla da seduto è scomodissima. Partendo dall'esterno, abbiamo questa tasca molto semplice e piatta. Dopodiché all'interno abbiamo una serie di piccole tasche, 4, rivolte verso l'esterno, di cui 2 dotati di tag magnetico che potete cambiare manualmente quando vi riponete la batteria della fotocamera, in modo da non confonderla con quella carica. Immaginate di lavorare in un evento, magari una grande fiera, quando scaricate una batteria potete infilarla lì e cambiare il tag sul rosso. Queste 4 tasche fanno parte di una tasca unica. Poi abbiamo altre 2 tasche rivolte verso l'interno, che poi sarebbe una con la chiusura magnetica, e poi altre 2 tasche ancora. Ho perso il conto delle tasche. Infine abbiamo il core, dove possiamo infilare facilmente una macchina fotografica, un obiettivo, ma anche 2. Infine la parte più interiore ha un'altra tasca dove di solito inserisco un power bank gigante, ma una volta mi sono portato dentro anche una merendina. Infine, a destra della slinga potete inserire una borraccia. Insomma, 6 litri sono tanti e ci entra tanta roba. Forse troppa. Nel discorso del minimalismo, 6 litri per un lavoro fotografico, ma potenzialmente anche video super run and gun, sono più che sufficienti per portarsi a casa un bel lavoro. Qua dentro, con tutte le accortezze del caso, ci si può portare dietro anche un flash Godox AD100 Pro. Per dire. Il difetto che riscontro in questa sling però è la struttura. Abbiamo a disposizione 2 moduli rigidi che si attaccano con il velcro, che ci aiuta a disporre la roba in un modo decente, migliore rispetto a uno scenario in cui mettiamo tutta l'attrezzatura dentro a caso. Il problema però è che più ci mettiamo roba, più pesa e più si fa sentire sulle spalle in primis. Dopodiché, strutturalmente parlando, la sling non si chiuderebbe. Quindi, nonostante la nomenclatura ci dica che questa sling ha una capacità di 6 litri, nella realtà dei fatti, per poter vivere bene, dovremmo considerarne tranquillamente 4 o 5.
Sicuramente nei viaggi di qualche giorno ha estremamente senso. Mi immagino un trittico molto funzionale usando uno zaino per portarci il computer, un trolley e la slinga attaccato adesso, dato che ha la maniglia. Per quanto riguarda i lavori, invece, ovviamente lo scenario più ideale sono quelli super leggeri e da live coverage reportage. A proposito, vi consiglio anche questo hub di schede che funge da lettore, dato che ha questo cavo USB-C. Nel discorso del minimalismo e multitool, questo rientra sicuramente nei requisiti necessari. E allora, per concludere, avere una borsa di questo genere mi ha permesso di affrontare il fatidico dilemma cosa mi porto, con un margine di risposta ben più delimitata rispetto al sai che c'è? Non lo so. Non ci voglio pensare, sono pigro, butto tutto dentro lo zaino. Già in poche settimane di utilizzo ho notato quindi quanto lo zoom tuttofare sia effettivamente tuttofare, dato che tendo a non portarmi altri obiettivi. E se lo faccio è soltanto per sfizio, in occasione di qualche uscita fotografica per divertimento. Per lavoro ho delle liste template che al 99% sono più che sufficienti e mi permettono di portare a casa ciò che mi serve. Ovviamente questo video non vuole dire che alla fine, ad esempio, il monitor non mi serve, anzi. Ma prima di un acquisto, valutate bene se quella cosa vi serve. Se non l'avete già, ma semplicemente in forma diversa e, insomma, come potete rendere qualsiasi attrezzatura che avete sullo scaffale multifunzionale. E mi si è spenta pure la luce. Grazie per aver guardato fino a qui. In descrizione trovate il link al modello di cui vi ho parlato e trovate anche l'app che con il codice KA5 sul sito di universofotofirenze.it lo trovate al 5% di sconto. In descrizione trovate anche il link per leggere la mia newsletter, Inspo Letter, dove ogni tendenzialmente due domeniche vi racconto come va la mia vita da partita IVA, riflessioni, cose di ispirazione, insomma, lavori. Forse vi potreste fare un'idea più chiara del tipo di lavoro che faccio con questa sling. E con questo è tutto. Decisamente il tempo è finito, ora vado a lavorare, ma voi ricordatevi di iscrivervi se non l'avete già fatto e divertitevi!